Nella vita ci vogliamo divertire, che già la vita è una merda? Allora, iniziamo a capire che cosa devo fare. Impara furto d'auto livello 3. Mi servono 2 punti abilità, quindi vuol dire che non posso ancora prenderlo, quindi devo andare a rubare una casa. Devo semplicemente rubare qualcosa senza farmi sgamare, in modo tal che io riesca a fare i punti esperienza. Vado subito in cucina prima che mi vengano a caccare i coglioni. Porco Dio! No, questo è il tizio! Questo è il tizio della casa, mi sgama! Lo sapevo, Dio porco, lo sapevo! No, me spara! Me devo da! Se bommette, non ci posso credere, fra! Porco Dio! No! Accenni! Dai, che merda, eh! 0 punti esperienza, ma perché? Dai, 35.000 euro il furgo, ma stiamo scherzando, no, fra. Che capisci, sti 207, ce l'avevamo o no? E non ce li abbiamo. No, fra, ma questi sembrano... Ma che? Ma stiamo a scherzare? Questa è la casa di Neymar, col cazzo entro. La macchina in salita non va. La spinta, Dio po'. Ma la finestra è aperta, lascia. Porco Dio, ma c'è un'altra telecamera? Vabbè, pia me sti gatti. Allora, calmi, non ci agitiamo. Ok, qua già mi agito di più. Porco Dio, che odio sto coso. Già rubato tutto. In garage non ci sta un cazzo di niente da prendere. Sì, vabbè, ma per la magia di quale spirito? Ma com'è possibile? Ma ho chiuso tutte le porte. Dai, mi faccio prendere. La madò. Dai, scassa coglioni, passa. Il punto principale qua è non farti sgamare. Quindi rubiamo tutto quello che si può rubare, che sia per valore. Mappamondo, i giocattoli. Stuck, casa. Oh, e dai, a pochissimi. Porco Dio, fra, no, ma questi, tiè. Questi c'hanno una vigilanza. Con arte io prendo tutto. Ripeto, non mi interessa di fare i soldi perché ce li ho. Mo dimmi come, porco Dio, dimmi come. Ipotizziamo che io sia un ladro. Se mi succedesse una cosa del genere, che mi rovina la cosa uno che sta fuori, arrivo a caso e prende e chiama, io là lo uccido. Cioè divento veramente un assassino. Cioè io magari entro non per far male, ma solo per rubare. Tu mi fai una roba del genere, io esco, ti ammazzo. Guarda, porco Dio, guarda. Che vita di merda. A rovinare la run. Mamma mia, guarda la casa di questo. O ti spacco la testa a metà, la do in pasto ai poveri. Vediamo se fai figlione. Ho capito, ragazzi, ho capito che c'è l'arrampicante, madonna puttana, ma non voglio andare in una casa che non è al momento utile per me, perché ci sono delle cose troppo difficili. Che lo faccio a fare in modo preventivo? Se c'hai il cazzo piccolo così, non ti vai a chiamare mia califa, ti fai tua madre quella puttana prima. Quando impari vai a farti mia califa, rincoglioniti. Guarda quanta roba c'è sta, mi serviranno. Andiamocene prima che succeda la mamma della merda qua. Famondo, dai, neanche un'altra stronzata, cioè. Ma i quadri, fratello, la stessa storia. Non penso che vanno sopra. Ah sì, invece, nice. Allora li prendo la televisione. E questa non va, perfetto. Prima di farci sgamare, andiamo. Yeah, a posto. Sali di livello, oh, Gesù Cristo. Furto d'auto, impara. Acquista dispositivo per clonare il telecomando dell'auto. Ok, dispositivo per clonare 28.000 euro. A posto, questa è la casa dove stavamo andando prima. Senza questo telecomandino col cazzo l'avrei presa la macchina, quindi. E non serve che dormo adesso perché non conosco la routine. Quindi mi devo segnare tutto il perimetro. Ovviamente il garage non si aprirà mai dall'esterno. Come cazzo entro? Elettronica livello 3. Davanti alla casa c'è una grondaia, qua? Ci facciamo scoprire adesso, mi prendo un coglione, me lo mando. Mi devo avvicinare. Sono abbastanza vicino per fottergli il coso. Rupa la Spectre nel garage al 205. Mo' il garage sarà sotto, anche i murt da mamata. Porco Dio!
Sì, ma non ho aperto il garage, fra. Come cazzo esco con la macchina? Devo aprire il cancello della macchina. Io posso anche prendere la macchina e andarmene, ma non saprei come uscire. Pigiungulu tramau! I chinotti! Yeah! Ricordati di spendere una moneta nella sera, bam bam bam! E si vola? C'ho pure il macchinone! Dici complimenti? Complimenti! Io ho smontato pure la mamma però, La smonto tutta e me la vado a vendere a quel coso, voglio vedere se mi riesco a comprare il furgone. Mamma mia, fra, mi sta venendo l'ebola! Ma è infattibile! Ma poi quant'è lui? Ma che cazzo è un pullman? Porco Dio, sì! Ma che cazzo è? Che cazzo vuoi, mo? Perché non posso Ma tu pensi che c'è chi le monta? Pensi che vita di merda? No, fra, ma è impossibile, cioè, ma veramente? Pensiamo come lui, ci muoviamo come lui. Devi conoscere il tuo nemico per poterlo affrontare al meglio. Dai, porca madonna! Beh, va andata a fare in culo tutti quanti, a posto, ci siamo. Mo andiamo a vedere quanto realmente questa cacata ci è fruttata. Beh, un bel po' l'ho fatti, Di Cristo! Compriamo sto cazzo di furgone della madonna puttana. Ruba la replica del dipinto al 202, ok. Ma il 202 è la casa di Cristiano Ronaldo. Che cazzo ho preso? No, è il sasso, fra. E se impantana. E come lo porto io, mo? Ma ti dirò, ma non c'è sta nessuno, scusa. Poi c'è lei, il camion che non cammina. Compra il camion, dicevano. È una bomba, dicevano. Ok, domani andiamo a rubare alla casa di Cristiano Ronaldo. Che questa abbiamo rubato solo un quadro fuori. Quindi domani casa di Cristiano Ronaldo. Proviamo ad entrare a vedere se si può inculare qualcosa, così è. E via. Anziché parcheggiare il camion qua, io me lo parcheggio da un lato, in cui posso poi fare veloce a mettere la roba. Tipo se prendo. Allora non... la ringhiera è troppo alta per fare quello che volevo fare io. C'è la telecamera. Ok, qua mi avete detto che c'era una grondaia. Peraltro è il motivo, cioè il modo in cui siamo entrati la prima volta. Qua da ruba c'è un sacco di roba, Ok, quindi mo il coglione non c'è. Con calma, ragazzi, con calma. Qua non c'è sta un cazzo de buono. Porca. Allora, questo c'ha pure delle gambe in casa. Tocca sta attentissimi. Che cazzo tiene i piatti e le posate così lontani dalla cucina? Ma come li viene a pià? Questo orologio secondo me costa una sbraga di soldi, Bellissimo il telefono! Porco Dio, i sordi tua! Ma quanti ce n'ha? Un altro orologetto antico. 1600 euro, cassa? Porco Dio! Vabbè, ragazzi. Ma che cazzo stiamo a dì? Però ha fatto un sacco di sordi. Non me la voglio trollare, raga. Ho preso troppa roba, frate. Ho preso davvero troppa roba. Non me la posso trollare così. A tempo ho fatto, Di Cristo! Di Cristo! Yes, sali di livello e vai. Elettronica 3. Oh, per me qua abbiamo fatti i soldi. Guarda, hai fatti i soldi. 8.000 euro? Però ho fatti milioni, Laptop, porco Dio, ma questo mi devo comprare. 56.000, non c'ho abbastanza soldi, ma veramente. 43.000 euro c'ho io e 56.000 costa. Si ritorna a noi. Riandiamo là, tanto c'è ancora tantissima roba da rubare. Frate, gli imbocco d'arroganza. Porco Dio, forse no. Cazzo, la grondaia sta esattamente dove sta questo trimmone. Il proprietario di casa è violento pure? Che cazzo l'hai messo a fare la vigilanza se sei tu il primo che spari? Bastardo! Qua bisogna fare i soldi. Bello!
Fra, non devo trollare, eh. Non devo trollare, stiamo a piedi sordi. Non devo trollare, se trollo adesso sono un coglione di merda, eh. Occa scende, mo, però. Disattiviamo le fotocamere. Moto! Fra, sto esagerando, ve? Sto esagerando, raga, sto esagerando. Ora la morte di mamma, dove? Porco Dio! Situazione brutale, eh? Fanculo, merde! Mi do, coglioni! Tu ed, bro! Tiè! E becca dessi spicci! Guarda come si vendono i Rolex qua! Vendi, chiudi, vai a fare i bocchini, rientro, a rigioino, interagisci. Casa, computer, laptop. 56.000 euro, la murta da ma. Ti serve un piccolo segreto, questo lavoro no? Beh, è l'ultimo. Oh, com'è l'ultimo? Au, è l'ultimo lavoro? Ah, la casa nei marre. Ma to, stiamo freschi, siamo. Tua madre puttanissima. È entrato da un lato di merda. Ma che cazzo ho fatto? Ma non ho fatto niente, io ho aperto col coltello di vermi, lo spacca. No, ma tanto noi qua mo dobbiamo fare semplicemente la missione. Quindi adesso dobbiamo prendere il quadro e cambiarlo. Poi però, poi ci introduciamo per andare a rubare. Che là è tutto un altro cazzo. Au. Au. E lì si curano le telecamere. Au. Rolex. Ah, non ho la copia perché devo andare nel giardino a pre. O va a Tinder, anzo, cazzo! Porco Diaz! Maiala la Madonnaz! Dio canez! Come porco! Ma sale? E non sa... E come si fa? Fra! Porco Dio! Guarda se è porca Madonna! Guarda, ma sei un coglione, come fa? No, sei la vergogna. Sei la vergogna. Non va. No, fra, porca madonna, e tutti gli angeli in colonna, eh. Ma il murto da mamma, tao come san. Da qua ci deve salire comunque, qua ce la fa. Non può non farcela. Guarda che cazzo di situazione. Fra, mo li sborro sul cappello da qua sopra. Prendo giusto sta stanza a vedere se c'è qualcosa. Ma se no, adesso io mi vado a finire la missione e torniamo dopo, eh. Sì, vabbò, porco Dio. No, si è bloccato. Da fuori in culo, andà. Eccellente lavoro. Mandaci il dipinto via Black Bay e le nostre strade si perare. Ah, ok. Compro una casa per un nascondiglio. 30.000 euro. Va bene. Ok. Andiamo a rubare, va. Coperta Vareco. Sto saltando. Puttana Maria. Ciao. Oh, è questo? Cioè, io stavo camminando in un parco. Quale cazzo è il problema? La gente è pazza. Un vero ladro fuma sempre. Si accende una bella sigaretta mentre ruba e va. Poi io esco con calma, tanto abbiamo una stella. 1400 euro di orologio, si fotte alla grande. Soldi, volevo solo i soldi. L'iPad, te l'ho fotto. Vaso verde, 11 euro, tu sbatton bach. Oh, è questo? Che lascia i Rolex sopra il coso del bambino che neanche ha? Fa meglio al polso mio, coglione. Li posso disegnare un cazzo sulla lavagna? Ah, porco Dio, piano. Madonna, questo ha sfondato di soldi, le murticitine. Devo andare giù, ma come cazzo faccio a scendere? Oddio, che situazione di merda.
Vabbè, qua l'abbiamo capito che succede questa cosa. No, porco Dio, però. No, porco Dio. Porco Dio. Mi sono bloccato. Mannaggia la muerte, manna. Qua ma non sanno che sto qua, non c'è problema. Fra, non c'è il coglione giù, devo approfittare. Oh, il trombone! Muerte di chi te murtlo, muè. Dove sta questa sa... Benvenuti, ragazzi. Ale, grazie per... Oh, porco Dio, porco Dio, porco Dio. No, non è chiuso. Ma io te dirò, raga, io mi sa che me do... Io me do alla grande, fra. Tanto un po' di soldi l'amo fatti, eh. Ah! Ma la precisione è chirurgica! E mo si rimane con 3 euro. Stuck... Vai, si prende questo coso e poi chiudiamo. Prendo un giorno di pausa, lo facciamo al... Ok. Ma sono morto? Ma non era, cioè me l'ha messo lui, nel senso che voleva uccidermi lui. Cioè quindi voleva uccidermi lui e mo io gli devo andare a fare il buco del culo. Li vado a sputare nel buco. E mo so cazzo tu, trama. Questo coglione, mamma mia, come ti spacco. Come ho detto nella prima episodio, tornerò. Non ti preoccupare, che tornerò.